Ben ritrovati. Ottima performance di tutto il gruppo nell'ultima di campionato. La classifica si fa sempre più corta e i punti iniziano a farsi davvero importanti. Questa settimana ci sarà il recupero della partita contro Castelnuovo, rinviata a causa maltempo. Saranno riusciti a ottenere un altro risultato utile consecutivo? Scopriamolo. La settimana è stata abbastanza breve, come avete potuto vedere. Oggi è mercoledì e stiamo andando a fare il recupero della 21esima giornata di campionato. Affrontiamo un'avversaria che fino adesso è entrato in un filotto di partite dove è reduce da più di 3 vittorie consecutive, quindi è in una striscia veramente positiva. Contro un MSP che viene giustamente da una vittoria contro il Camposanto, che ci dà veramente tanto fiducia, e dobbiamo cercare di tenere, di mantenere, perché se giochiamo come il mister è solito dire, come sappiamo, possiamo veramente mettere in difficoltà tutte le squadre. Questo campionato, come avete potuto vedere, è veramente tosto, perché tutte le squadre sono lì e basta una partita o due partite sbagliate per ritrovarsi negli ultimi posti della classifica. Quindi da qui in avanti sarà veramente fondamentale e importantissimo giocarci bene partita per partita, perché veramente ogni partita può fare la differenza e ci può catapultare nella parte alta o nella parte bassa di questa classifica. Quindi ci vediamo direttamente al campo. Allora ragazzi, siamo pronti, siamo tutti. Allora, come vi ho detto ieri, oggi incontriamo una squadra che è già salva, si è salvata. Questo era il loro obiettivo, salvarci senza fare l'obiettivo che avevamo noi. Quindi, non risparmiarsi di niente, andare forte, aggressione, uniti, compatti, non rischiare niente, perché il campo è insidioso, perché il campo non è il sintetico nostro, e cercare di fargli male. I casi sono due per l'avversario, invece. Sono o che giocano la morte loro perché vogliono andare avanti e fare bene, perché vengono da una striscia positiva importante, e quindi vogliono continuare a fare bene, che penso sia la cosa naturale che possa succedere, oppure giocano la cazzo di cane perché si sono già salvati, ma non credo, oppure fa giocare un po' le seconde linee perché loro si sono già salvati, direi al 90%, con il rischio che le seconde linee, perché vogliono far vedere come vanno a giocare loro, facciano meglio delle prime linee. Quindi noi abbiamo un modo solo per poter venire fuori da qua bene, che è giocare con l'intensità e la cattiveria e l'attenzione di domenica. Ricordatevi, i primi che difendono sono gli attaccanti. Se sbagliamo quello, stasera veniamo fuori di qui che ne abbiamo prese un sacco e uno sacco. Bene, se invece facciamo quello che dobbiamo fare, gliene facciamo non so quanti, ma gli facciamo male. Chiaro? Forza. Dallo stadio Gaetano Scirea di Castelnuovo Rangone, una buona sera da parte di Ematocci. È il giorno di Castelnuovo contro MSP Calcio, partita importante per l'MSP che arriva da una vittoria che però non basta per allontanare gli spettri della zona playout, distante soltanto un punto. Pronto a partire Bartolini, ed eccolo qua il primo pallone toccato dall'MSP. Samuel a cercare traina in avanti, anticipato Menozzi al rinvio, poi Bellei Ponzi a spizzare al centro di centrocampo, poi
indecisione da parte della difesa dell'MSP. È rimessa laterale per il Castelnuovo, direttamente dentro l'area di rigore. Samuel posizionato bene, Rotatori non riesce ad allontanare. Bellai Ponzi con il mancino, con una parabola stranissima, riesce a sorprendere Ruffoni, fa 1-0. Poteva fare di più sicuramente il numero 1 Ruffoni, ma altrettanto si può dire di Rotatori, che non è riuscito ad allontanare, a regalare quindi l'opportunità per il Castelnuovo. Spettacolo intanto sulle tribune dell'MSP. Poi pallone in avanti, poi ancora il Castelnuovo. Mette giù Soli, però viene scippato da Samuel, che prova a far ripartire suo il pallone d'oro di YouTube. Dentro non arriva Bartolini, anticipato, e rimessa laterale per il Castelnuovo. Calcio d'angolo, battuto a rientrare, ed eccolo qua, Carbone, 2-0 all'11esimo. I Granata stanno volando in questo inizio di match, hanno già il doppio vantaggio in tasca. Grave però la disattenzione dell'MSP, come si può vedere anche da questa inquadratura. Lancio in avanti, anticipato di nuovo, poi Samuel riesce a pulire anche questo pallone e prova a ripartire con Feraco, anticipato, chiede la rimessa a Fontanesi. Samuel, sempre lui a gestire i palloni dell'MSP là in mezzo, poi attenzione, vediamo, prova a scattare. Popolo, anticipato da Menozzi, che spedisce in angolo. Samuel, dentro l'area di rigore, sul primo palo, la palla che passa, chiedono un fallo di mano ai giocatori dell'MSP. Andiamo a rivedere, sembrava essere attaccato al corpo. Parte il cross dentro il mucchio all'area di rigore, tocca addirittura Bertan, che quasi non si fa autogol. Chiedono il calcio d'angolo, calcio di punizione battuto sul primo palo, non arriva Bartolini, sarà corner. Samuel sempre sul primo palo, facile per Menozzi, che riesce anche a far ripartire sua in maniera veloce. Rotatori, grande giocata in mezzo al campo, se ne va addirittura due uomini. Rotatori ancora a girare il pallone per Traina, che pensa alla conclusione. Traina debole e nemmeno troppo preciso, si rimane quindi sul 2-0 al 35esimo. Traina riconquista il pallone, chiede calma a Samuel, e poi attenzione, è tutto buono, invece no, è fuori gioco. Sembrava infatti Luccarini essere avanti. Sempre Samuel, sempre il numero 6, sempre a cercare Popolo, il numero 10, che però per un attimo riesce a servire Bartolini, e prova a sorprendere Menozzi, che in due tempi mi sfugge il pallone, ma attenzione, ci sarà calcio di punizione per l'MSP. Samuel si aspetta solo il fischio dell'arbitro, che arriva in questo istante. Parte Samuel, ha provato a sorprendere la barriera. Rimessa laterale lunga di Feraco, poi Popolo prova a girarsi ma non basta, e allora Soli a cercare la sponda, che arriva puntuale di Carbone. Ma Samuel, eccellente là davanti alla difesa in questo primo tempo, sta recuperando tantissimi palloni. Non si può dire altrettanto da parte di Traina, che ha sbagliato un po' troppo in questa prima frazione di gioco. Qualche scelta. Ancora Samuel, cross in avanti a cercare le punte, poi anticipato Rotatori, ma finisce qua il primo tempo. Castelnuovo 2, MSP 0. Ragazzi, fine primo tempo 2-0. Come avete visto l'MSP? Ci sta, stiamo spingendo, però possono dare di più. Bisogna fare di più, bisogna fare di più. C'è da dire che quando loro non c'erano, il Castelnuovo ha fatto due gol. Sono arrivati loro e l'MSP non ha più studiato. Si è un po' bloccato, hanno sentito il potere dei Maranza. Ma con il potere dei Maranza si fa tutto. Credete, se Samuel segna una bella invasione di campo, la facciamo. Sì, 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 la facciamo. Anche se non segna? Anche se non segna, attenzione. Guardate tutto il video, magari c'è un'invasione. Ora andiamo per il secondo tempo.
rimessa laterale di Schenetti dentro l'area di rigore, facile per Ruffoni. Sempre Samuel sul punto di battuta, cross in mezzo, colpo di testa, la palla che rimane lì, attenzione, opportunità, la sponda, il mancino da parte di Colace, altra punizione di Samuel, cross in mezzo, debolissimo questo colpo di testa, facilissimo per Menozzi. Attenzione, vediamo Carbone, prova ad andare col destro, la parata di Ruffoni, attento, ma non è finita, attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Castelnuovo, andiamo a rivedere. Si toccano i due, c'è stata anche una leggerissima spinta. Carbone contro Ruffoni, parte Carbone, intuisce Ruffoni, ma non basta. E al 51esimo, Castelnuovo 3, MSP 0. Ed è un duro colpo sul punto di battuta di Guglielmo, che va con il mancino a cercare sul secondo palo l'inserimento da parte di Fontanesi. Del cross dentro l'area di rigore, la palla che rimane lì, possibilità sull'esterno della rete, Bertan che si dispera, il capitano Samuel perde il contrasto di testa in mezzo al campo, prova a recuperarlo, vediamo, lo fa però in maniera fallosa, si dicono anche due paroline con Nadini del Castelnuovo. Attenzione, non è piaciuta, ride in faccia Nadini al numero 6 dell'MSP, che sembra essere nervoso. Calcio di punizione, proprio Nadini spizza di testa. Poi vediamo la palla che arriva a Dalmonte, che allontana, ma solo per un attimo perché il Castelnuovo è già di là. Poi contrasto durissimo, soltanto rimessa laterale per l'MSP. Va a sincerarsi delle condizioni dei giocatori, l'arbitro dice anche qualche parolina ai calciatori, dato che c'è un po' di nervosismo in questi ultimi minuti. Infatti attenzione, guardaline che deve dire qualcosa, e il taschino è quello del cartellino rosso, infatti saluta tutti Di Guglielmo, espulso, non ho ben capito per cosa, però evidentemente guardaline ha visto tutto, perché poi è andato sicurissimo dall'arbitro a riferire che il numero 10 è esagerato e quindi è espulso al 61esimo Di Guglielmo. Si può ripartire quindi con Mazzetti, altro fallo, ammonizione, attenzione per Reggiani, è il secondo, altro espulsione in casa Castelnuovo al 65esimo, nel giro di 3 minuti il Castelnuovo avanti di 3-0, è in 9, MSP che incredibilmente si ritrova a sperare ancora in questa partita, perché dovrà giocare gli ultimi 25 minuti con due uomini in più. Si dispera Reggiani, parte Samuel, troppo facile però per il Castelnuovo. Allora vediamo, arrivano i primi cambi, esce Samuel, no, dal pallone d'oro, che ha fatto comunque una buona partita, dentro Caba, inquadrato, eccolo qua il numero 6 dell'MSP, che va a sedersi in panchina, durata 70 minuti la sua partita. Parte il cross, facile, facilissimo per Menozzi, prova l'MSP, prova ad andare con Colace che ha una buona possibilità, attenzione dentro l'area di rigore, Colace col destro respinto, poi anticipato Luccarini. D'esterno, palla illuminante, bellissima da parte di Marco, è uscito attento ancora Marco, numero 19, allarga il pallone per Mazzetti, che riesce a dare una sterzata e riesce ad entrare nell'area di rigore con il mancino, cross in mezzo, poi allontana il Castelnuovo, anzi no, ancora Mazzetti, possibilità
sul vertice dell'area, cross basso con il mancino, poi prova a girarsi in qualche modo Licciardo, ancora Mazzetti, cross in mezzo, colpo di testa che viene anticipato, poi la palla arriva fuori per la possibilità con il destro da parte di Caba. Attenzione, chiama lo schema, parte Rotatori con il mancino, la palla che passa, attenzione, batti e ribatti, la palla che rimane lì, Bertan, il capitano, si gira in qualche modo Bartolini che mette dentro, ma attenzione, fuori gioco, dice il guardaline. Andiamo a rivedere, non l'ha toccata però, sembra veramente non averla toccata, e infatti anche da questa inquadratura colace. Traversa, ma che grande punizione, grandissima punizione di Progulakis. 94esimo, scoccato in questo istante, parte il cross dentro l'area di rigore, Bartolini, possibilità, manca l'appuntamento con il pallone e poi attenzione perché poteva essere davvero l'ultima occasione. Finisce qui Castelnuovo 3 MSP 0 dallo stadio Gaetano Scirea. Un saluto e un ringraziamento da parte di Ematosci. Ragazzi, questo episodio intermedio è finito così. Niente, brutta partita per noi. Partita che è iniziata, partita subito in salita con il loro gol. E poi dopo ci siamo un po' disuniti, abbiamo preso il secondo e non siamo più riusciti a venirne fuori. Brutta situazione. Brutto mercoledì. Adesso abbiamo un'altra partita questa domenica, quindi avremo sicuramente un allenamento per prepararci bene. Questa partita è andata così. Mi dispiace per i miei amici che mi sono venuti a supportare. Mi dispiace. Adesso ragazzi bisogna essere sempre più duri. Allenamento. Il potere dei Maranza non ha funzionato. Ha funzionato. Perché siete arrivati in ritardo. Siamo arrivati in ritardo. Dovete arrivare prima della partita. Domenica prossima saremo in anticipo e ve lo giuro ragazzi. Facciamo così. Se fa gol Samuel. Panico. Oh giuro. No spoiler. Però mi sa che qualcuno... Avete già capito ragazzi. Scherzo, non parla tanto. Ok. Allora ragazzi, da Castelnuovo è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere come avete visto questa partita. Un like, un commento. Noi ci vediamo al prossimo episodio. C'è poco da esultare, però come sempre ci tengo sempre a ringraziare i miei sostenitori. Quindi un grandissimo piacere. Ciao ragazzi. Valde Tottenham.